Uomini e donne, Lorenzo lascia Claudia, ecco cosa è successo. L'ultima volta che il pubblico da casa ha visto Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi è stata in occasione del confronto a Uomini e Donne. In tale circostanza, i due ex protagonisti del talk show di Maria De Filippi si sono mostrati molto affiatati. Claudia ha raccontato di tutti i simpatici scherzetti che si fanno reciprocamente. Insomma, la storia tra i due pare proprio stia andando a gonfie vele. Andando sui rispettivi profili social di Lorenzo e Claudia, però, è possibile vedere che i due sono attualmente separati. Qual è il motivo di tale situazione? I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno pubblicato delle Instagram Stories in cui hanno spiegato il motivo di questa decisione. Ecco quello che è successo questo weekend tra loro due. Lorenzo e Claudia separati questo weekend. Come già annunciato da moltissimo tempo, Lorenzo Riccardi sarebbe stato ospite in una famosa discoteca chiamata Accademia. Ai protagonisti che escono dal programma Uomini e Donne capita spesso di essere chiamati per presenziare come ospiti speciali all'interno di serate in locali e discoteche. Ebbene, Lorenzo era da un po' di tempo che sul suo profilo Instagram pubblicizzava tale evento ed esortava le ragazze a raggiungerlo. Delle ultime storie presenti sul profilo dell'ex tronista è emerso che, in questa avventura, la Dionigi non lo ha accompagnato. Claudia e Lorenzo, infatti, hanno trascorso tutto il fine settimana separati. L'enorme gelosia della ragazza, però, pare sia stata egregiamente tenuta a bada da Riccardi. L'ex tronista ha pubblicato gli screen di alcuni messaggi molto dolci. I due piccioncini, infatti, si sono scritti reciprocamente quanto si mancassero con tanto di cuori e dediche smielate. Le Instagram Stories di Lorenzo e Claudia. Sul profilo di Claudia Dionigi è presente lo stesso screen. In seguito, però, la ragazza ha voluto pubblicare anche un fermo immagine di una videochiamata intercorsa tra i due. Entrambi sembrano essere felici e sereni. Per questo motivo, c'è ragione di credere che, nonostante Lorenzo abbia deciso di lasciare da sola Claudia per il weekend, abbia comunque provato a starle accanto. Riccardi pare abbia, dunque, cercato di fare il possibile per evitare che la Dionigi sentisse troppo la sua mancanza. Tali accorgimenti stanno piacendo molto al pubblico da casa e, naturalmente, anche a Claudia. Molti, infatti, credevano che l'ex tronista si sarebbe comportato molto peggio nei suoi confronti dato il percorso avuto a Uomini e Donne. Riccardi, invece, sta spiazzando tutti mostrando una maturità e una serietà, dal punto di vista del rapporto con Claudia, davvero molto importanti.